Basic course of Dharma in Thailand. The first thing one learns is the two things which are very helpful. In Thailandia, durante un corso base di Dhamma, la prima cosa che si imparano sono due cose molto utili. This is also found in the suttas, that is mindfulness and clear comprehension. E sono cose che si trovano anche nei sutta, la consapevolezza e la chiara comprensione. These two things is applicable to daily life and to meditation as well. Queste due cose si possono applicare sia alla vita quotidiana che nella meditazione. So today I'm going to talk a bit about this, especially with regards to the practice. Oggi parleremo un po' di questo, specialmente rivolgendoci alla pratica. Mindfulness, there's so much talk about mindfulness. Della consapevolezza si parla anche fin troppo. But to really understand what it is, it takes time. Ma per capire davvero che cos'è, ci vuole del tempo. One is in mindfulness in terms of our daily life and what people do. Una cosa è la consapevolezza nella vita quotidiana e in quello che fanno le persone. These are concerns with worldly and mundane things. E questo riguarda delle faccende mondane. When you need to be more precise and exacting, then you have to go through the understanding of it in metaphysical terms. Se si vuole essere invece più precisi, bisogna cercare il significato in senso metafisico, in termini metafisici. This is necessary when you need to cultivate insight. E questo si rende necessario nel momento in cui vogliamo coltivare l'insight. And this cultivation, this insight, involves the understanding based on natural phenomena or existential truths. L'insight è una comprensione che si basa su fenomeni naturali e su delle verità esistenziali. And this you have to correlate with the actual experience. E bisogna riuscire a connettere queste cose con l'esperienza che se ne fa. In the worldly life we are very involved with conceptual realities. Durante la vita mondana noi siamo molto impegnati con delle realtà concettuali. When you come to conventional realities, you are involved with concepts, and concepts can be, what's the word for it? Can be paradoxical. Queste realtà convenzionali hanno molto a che fare quindi con i concetti e quando ci sono in ballo i concetti può diventare tutto molto paradossale. Actually, after all these years of practice, I'm still discovering more into the nature of mindfulness.
E dopo tutti questi anni di pratica io sto ancora scoprendo sempre di più la natura della consapevolezza. Fortunately, being a very pragmatic Tao person, I didn't ask too much. I just do with whatever works. E per fortuna, dato che sono una persona piuttosto pragmatica, piuttosto che fare molte domande, preferisco fare quello che vedo che funziona. For example, at one time in Italy, there was this yogi, which I'm rather apprehensive of. E in Italia c'era questo meditante che era piuttosto un tipo piuttosto apprensivo. After giving him some advice, he will start digging in to find out what I really mean. E dopo che gli avevo dato alcuni suggerimenti, ha iniziato a scavare sempre di più e insistere per cercare di capire che cosa volessi veramente dire. For example, I ask him, you have to be mindful. Per esempio, gli avevo detto di essere consapevole. And you look at me in the eye and say, what is this mindfulness that you're talking about? What? Lui mi ha guardato negli occhi così e mi ha detto: ma che cos'è questa consapevolezza di cui stai parlando? Very difficult because it is largely experiential. Era molto difficile rispondergli perché capirlo è un fatto molto esperienziale. In such a case, teaching a small child is easier than teaching this fellow. In questo caso particolare sarebbe stato più facile insegnare a un bambino piccolo. If I say mindfulness is clarity, he will look me in the eye and say, what is this clarity? I have to explain you a lot of things. E poi se gli rispondevo la consapevolezza e chiarezza, mi avrebbe guardato e mi avrebbe chiesto cos'è questa chiarezza e quindi alla fine avrei dovuto spiegargli tantissime cose. So for simplicity, for beginners, I would say that mindfulness at the first level for beginner to understand is clear awareness. Quindi per i principianti la cosa più importante da capire sulla consapevolezza è che è una chiara consapevolezza, presenza mentale. Ah. No, Clear awareness. una chiara consapevolezza in italiano. Sì, giusto, perfetto. Which means that before, without mindfulness, there was darkness. Now that there is light. Questo vuol dire che prima della consapevolezza c'era una sorta di oscurità, mentre quando c'è la consapevolezza c'è una luce. Now, knowing is a different thing. You know something, like I know I'm sitting here. Knowing is something else. Il sapere in sé è qualcosa di diverso, per esempio io so che sono seduto qui, ma questa è una cosa diversa. For example, a person may be talking about. I love you, but you don't love me. Per esempio una persona sta parlando, sta dicendo io ti amo, ma tu non mi ami. And so they know what they are talking about. Quindi loro sanno di cosa stanno parlando, But they may not be mindful. però può essere che non siano consapevoli. And said, then why don't you love me? He said, I cannot love you because you're so stupid. Non mi ami? Non ti posso amare perché sei così stupido. So they know what they're talking about, but their minds are very disturbed. Quindi sanno di cosa stanno parlando, ma la loro mente in quel momento è molto disturbata. Especially when the person becomes very emotional, there's a lot of storm and clouds, and so you cannot see things very clearly.
soprattutto quando una persona diventa molto emotiva, in quel momento ci sono molte nuvole, la mente è molto tempestosa e non si vede niente in modo chiaro. Metaphysically, we said that when the mind is mindful, when there's mindfulness, there are no defilements, craving, anger, delusion. E in un senso metafisico, diciamo che quando c'è consapevolezza, in quel momento nella mente non ci sono inquinanti, non c'è né rabbia, né brama, né ignoranza, illusione. So like a person who is can see there is light, he knows which way the road leads, where the road is, so he can know what is right, what is wrong, what he should do, what he shouldn't do. E nello stesso modo di una persona che porta con sé una luce, la consapevolezza ci può fare vedere la via da percorrere, quindi sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa si dovrebbe fare e cosa si dovrebbe evitare di fare. So opposite of craving, that means the mind is clear and detached. Opposite of anger, the mind is peaceful and not disturbed. And opposite of delusion, the mind is very bright. Allora, quindi è come l'opposto della brama, la mente è distaccata, l'opposto della rabbia, la mente è calma, non è disturbata, e l'opposto dell'illusione, la mente è chiara. Luci. Chiara, lucida. So the first step in meditation is to arouse this mindfulness. Quindi il primo passo nella meditazione è fare sorgere questa consapevolezza. Mindfulness is a mental state that arises from causes and conditions. La consapevolezza è uno stato mentale che sorge da determinate cause e condizioni. First, it is a human right. Innanzitutto è un diritto umano. Because it comes with the basic life continuum, bhavanga, the basic consciousness of which is born with a human being. Perché è presente nel bhavanga, nel continuum vitale degli esseri umani, di tutti quelli che rinascono in una rinascita umana. This type of consciousness occurs in deep sleep and it's very clear and bright. Questo tipo di coscienza è molto luminoso, nitido e chiave. È presente nel sonno profondo. Avviene nel sonno profondo, è il bhavanga. That's why when you feel disturbed, you go to sleep, and if you can sleep, then you become clear again. Questo vuol dire che quando sei molto disturbato, se vai a dormire e quando ti svegli, la mente è tornata chiara. It also represents the basic power, potential of the human being to grow mentally. E rappresenta anche il potenziale dell'essere umano di crescita spirituale. Secondly, mindfulness can be aroused through the use of the certain objects. In secondo luogo, la consapevolezza può sorgere attraverso l'utilizzo di alcuni oggetti. E They call it the power of the object. questo viene chiamato il potere degli oggetti. So it depends on what you know. People are often influenced by what they encounter. Quindi a seconda di quello che si viene a conoscere, le persone vengono spesso influenzate da quello che incontrano. So if you know what is helpful to your mindfulness, you stay with those things. If you know what is detrimental to your mindfulness,
keep it at safe distance. Quindi quando sai che cos'è che può portare un beneficio alla tua consapevolezza, cerchi di stare vicino a quelle cose e se sai cosa invece la può danneggiare, cerchi di evitarle. So what is not helpful, what is not helpful to your mindfulness? Do you know what is harmful to your mindfulness, Alberto? Sapete che cos'è che non aiuta la vostra consapevolezza? Yeah. Right, Jenny. Maybe three placements. I mean objects external. Some people is not. Terrible people. Complicated people. Per esempio delle persone molto complicate possono essere un oggetto non adatto. Yeah. You see a friend, the moment she says, you come, Alberto, let's go to il bar. Per esempio, arriva un amico e ti dice, Alberto, andiamo al bar. So, and what do you do in bar? You're very mindful, drinking, talking. Yes, you're very mindful in the bar. Se quando vai al bar sei molto consapevole, quando bevi usi la nota mentale, bere, parlare. It's not all that bad in a bar. In Italy the bar is an institution. Non è che sia così male il bar, tra l'altro in Italia il bar è un'istituzione sociale. But you have all sorts of people there, and some of them can be very complicated. Ma possiamo anche trovare alcune persone lì dentro che sono piuttosto complicate. Of course, there are certain more shady joints, shady people, places. Cioè, sono come delle betole, dei luoghi più ombrosi. Ci sono anche dei luoghi più ombrosi, delle betole oscure. Yeah. Don't ask me, I don't know. I don't go to such places. Non chiedetemi cose riguardo questi luoghi che io non lo so perché non ci vado. Not too long ago I heard from a friend about the dark net, is it? The dark net. The black net. Un tempo fa avevo sentito da un amico che c'era questo internet nero. Sì. Where is the internet but all bad things? Che tutto un internet segreto fatto di cose oscure, non legali. You can order anything you want, including heroin or weapons, and there's nothing anybody can do about it. Possono comprare varie cose come droghe o armi e nessuno può farci niente. Can I please have contact with the mafia chief? Si può anche chiedere di avere un contatto con la mafia. So you see, there are certain very dangerous things in this world that you keep it. Good safe distance. Ci sono delle cose in questo mondo che sono piuttosto pericolose ed è meglio tenere una distanza di sicurezza. So anyway, the third is the power of the will. Quindi il terzo fattore è il potere della volontà. This is called a righteous will. That means the will to produce mindfulness and wholesome states of mind. Questa è la volontà giusta, una volontà corretta che si utilizza per portare in essere la consapevolezza e i fattori salutari. It comes from two basic things. One is knowing what mindfulness is. And second is pressing the button.
E quindi consiste in due cose. Prima di tutto bisogna sapere che cos'è la consapevolezza e poi premere il bottone. The knowing what mindfulness is slowly being perfected through experience. Sapere che cos'è la consapevolezza deve venire perfezionato tramite l'esperienza. The more you push the button, the better the contact with the boss, the mind. And so it becomes more efficient. E più volte noi pigiamo questo bottone, più il contatto con la il capo, che è la mente, diventa efficiente. It's very simple. Calm, mindfulness, and mindfulness comes. Like a nice, obedient puppy. Vieni qua, vieni qua, andiamo, andiamo! So you go. Funziona molto bene, dopo un po' sta a premere il bottone e chiamarlo, la consapevolezza arriva come un cagnolino obbediente. But if you don't know how to handle it, they say, come here, andiamo! He say, you come, you go ahead, I'm going to enjoy myself. Però se non sappiamo assolutamente come maneggiarla, non funziona molto, nel senso che diciamo vieni qua e quella ci guarda e dice no, tu vai per la tua strada, io vado per la mia. And fourth is the power of your practice. E il quarto fattore è il potere della nostra pratica. That means once you are into the practice, it becomes an ongoing force, like a charged battery. Vuol dire che mentre siamo dentro alla pratica, più pratichiamo, la consapevolezza si rafforza, si ricarica come una batteria. And since we practice the satipatthana, which are made of suitable objects for the development of concentration and insight. E quindi noi pratichiamo con il satipatthana, che si pratica con degli oggetti adatti allo sviluppo della consapevolezza, della concentrazione, dell'insight. That's why the more we practice, the more of this backup we have. So much so that from people who have been meditating a long time, even in daily life, they can go into deep practice. Quindi più pratichiamo, più abbiamo praticato, per esempio le persone che hanno praticato molto in passato, anche nella vita quotidiana, riescono ad entrare facilmente in questi stati legati alla pratica. Ok, that's mindfulness. Now we talk a bit of clear comprehension. E questa era la consapevolezza. Adesso parliamo un po' della chiara comprensione. Clear comprehension I would describe as that common sense which is not so common. La chiara comprensione la definirei quel senso comune che non è così comune. Sì, common sense è buon senso, ah. Però in italiano poi non rende il gioco di parole. Va bene senso comune. Buon senso, senso comune. Because sometimes it's common sense of what to do and what not to do. Perché il buon senso comune sa che cosa fare e cosa non fare. Sometimes it's very simple. If somebody starts talking nonsense, what do? You walk away. Perché insomma, anche se sei lì con qualcuno che ti parla e ti inizia a dire delle cose senza senso, il tuo buon senso ti fa andare via. See, the first two parts of clear comprehension is the purpose and suitability. Perché i primi due passi, fattori della chiara comprensione sono lo scopo e la sua adeguatezza, idoneità. The clear comprehension is basically mindfulness, but it is balanced and all round. E la chiara comprensione di base è la consapevolezza, però riguarda anche quello che c'è intorno, le circostanze. It's just like a person who is standing on a tower and you see everything around you. Come una persona che stia in piedi su una torre e vede tutto quello che c'è intorno. So from the top of the tower you know how to get out of the city because you can see all the roads.
dalla cima della torre puoi vedere bene come si esce dalla città, perché vedi dall'alto tutte le strade. So you know where the traffic jam. Quindi vedi dov'è che c'è il traffico. A Bologna, very complicated city. A Bologna è una città molto complicata. Torino is easier. Torino all grids. Torino è più semplice perché ha tutte le strade fatte a griglia. Milano is based on circles, which is also very complicated. Inner circle, outside circle, like samsara. Milano è fatta a cerchi, cioè il cerchio esterno più grande, quello più interno piccolo, è come il samsara. So what you need to know is which circle you are in, inner circle, outer circle. Quello che devi sapere è se sei dentro il cerchio più interno o quello più esterno. Alberto, can you drive in Milano? Tu sei, riesci a guidare a Milano? Why? Just use a navigatore. Si può usare il navigatore. Sometimes navigator also cannot help. Navigators also get confused. Alcune volte anche i navigatori si bloccano, non funzionano. So you have to follow your nose. Quindi bisogna andare a naso. Your intuition. Seguire l'intuizione. Intuizione del cane. L'intuizione del cane. Animal instinct for survival. L'istinto animale per la sopravvivenza. Very powerful. È molto potente. When I'm getting lost, I depend on that. Quando mi perdo, io di solito faccio affidamento a questo. So, anyway. So that is great compression. Once you get an overall view, a thorough view, then you know the situation. It's like you have all the cards on the table. Quindi con la chiara comprensione noi riusciamo ad avere questa visione accurata e completa delle circostanze, ed è un po' come vedere tutte le carte che sono sul tavolo. You have that in Italy? No, non abbiamo questo modo di dire in Italia, ma credo che si possa capire. It's like people playing this poker, no? So they put all the cards so you know what is Come quando qualcuno non gioca a poker, quindi vanno a mettere le carte sul tavolo. Vabbè sì, forse ce l'abbiamo anche noi. Giocare a carte scoperte, forse si dice. Giocare a carte scoperte. So, that is clear comprehension. But this is not just playing poker games. You're playing the master game. Però questo non è come giocare a poker, questo è giocare a un gioco dei maestri. The master is the one, either you stay in samsara or you get out. E quindi questo gioco Sì, anche in italiano si dice tipo mastermind, no? Questo gioco. Mastermind. Vabbè, quindi questo gioco grandioso si tratta insomma o resti nel samsara o riesci a venirne fuori. You win, then you get absolute freedom. If not, back inside to the dark dungeon. Quindi se vinci, bene, sei libero fuori dal gioco. Se invece perdi, torni nelle oscure prigioni. So, clear comprehension. Questa è la chiara comprensione. So what is important here is the spiritual clear comprehension. Cosa importante qua è la chiara comprensione spirituale. Which is knowing, able to see the essential from the unessential. Che è un conoscere, un comprendere che cosa e riuscire a discriminare tra quello che è essenziale da quello che non lo è.
That is the way out of samsara through mindfulness of the three universal characteristics. Quindi è come cercare di capire la via d'uscita dal samsara tramite la consapevolezza delle tre caratteristiche universali. The other thing is all else. Tutto il resto non ha importanza. Se non ha importanza, è non è la via. Non è la via. Tutto il resto non è la via. That part is insight. Questa è la parte dell'insight. These two you must always have wherever you are. Queste due bisogna averle ovunque ci troviamo. That you're finding your way out of the jungle or the caves. Se vogliamo trovare la via di fuga da questa giungla, da queste grotte. What must you have, Alberto? Che cosa devi avere, Alberto? You must have a torch. Bisogna avere una torcia, una luce. And a machete. E un machete. Sì? In the jungle, it's difficult to walk, it's too dark. So you must have a light to see where you're going and anything you can. La giungla è molto buia, quindi bisogna avere una luce per vedere intorno, poi il macete per tagliare. So let's start now from the about the practice. Quindi ora iniziamo a riguardo della pratica. I put broadly classify the practice into three levels. Possiamo classificare in modo ampio la pratica in tre livelli. First is the beginning phase. Prima la fase del principiante. It's just like a small child learning to walk. È come un bambino piccolo che deve imparare a camminare. And what is that? Learning the basics. E quindi che di cosa si tratta? Di imparare le basi. How does it go? Vidango pana pikave dukkariya satchana. My goodness, I forgot. Parinyatanti me. To learn what is to be learned. Di imparare quello che deve essere imparato. There's so many things you can learn in the world. Ci sono tantissime cose che si possono imparare nel mondo. Yeah. But here what is important to learn is what? Itanko pana pikkave dukkang ariya satchantime pikkave. What is suffering? Ma la cosa che bisogna imparare qui è che cos'è la sofferenza. As if you don't know what is suffering. Do you know what is suffering, Sandra? Vague idea. The splitting headache is suffering. I don't have it anymore. No, wonderful. Sai che cos'è la sofferenza, Sandra? Tipo mal di testa. And how did we are talking not just of the ordinary suffering, we're talking of existential suffering of formations. Naturalmente noi però non stiamo parlando di una sofferenza ordinaria, quotidiana, stiamo parlando di una sofferenza esistenziale legata alla esistenza delle formazioni. So first you must know, have the basic tool, which is mindfulness and clear comprehension. Quindi all'inizio bisogna capire che cosa sono questi strumenti di base della consapevolezza e della chiara comprensione. And you pick up something, oh, this is so nice, very what, carino. Tipo se prendiamo in mano qualcosa e diciamo, ah, che carino questo coso. It's a rat. Ed è un ratto, con i denti appunto. Oh, how nice little teeth it has got.
Che bei dentini che ha questo ratto. You look closer and it, boom, your nose. Finish. Your nose is finished, Alberto. Mangia il naso, il tuo naso non c'è più, Alberto, è finito. So, you know, with clear mindfulness, clear comprehension, you see things deeply, not just superficially. Quindi la consapevolezza con chiara comprensione vede le cose in profondità, non in superficie. My Thai teacher, I always remember telling all the typical Thakka tells of only two things, nama cha rupa cha, mind and matter. Il mio insegnante thailandese una volta mi ha detto, guarda che tutto il Tipitaka alla fine parla solo di due cose, della mente e della materia. That's in brief. In detail, you can read the whole Tipitaka together with the commentaries and sub-commentaries and sub-commentaries. But before that you would have learned Pali. Questo in breve, poi se vuoi leggere il Tipitaka devi leggerlo con tutti i suoi commentari, subcommentari, bla bla bla, e devi anche impararti il Pali prima. So that's why the first thing to learn is what is nama, what is rupa, what is mind and matter. Prima, la prima cosa da imparare è che quindi che cos'è nama, cos'è rupa, cos'è la mente, cos'è la materia. Not just knowing this is mind, this is matter. You must know it clearly that it is all anatta. Che non è un semplice sapere questa materia, questa mente, ma è un sapere profondo, capire che questo è anatta, non sé. That is according, in accordance with the first insight knowledge. E questo è il, la prima conoscenza di insight. Because beginning, you know, we have to start. It's very difficult. You have to learn first from something or somebody. All'inizio non è semplice. Bisogna imparare da qualcuno. Of course, you may start reading books. Many people ask, "Where do you learn your meditation?" I learn from books. I learn from internet. Perché molte persone cercano di imparare a meditare leggendo dei libri o da internet. Recently, that's what happened recently in Florence. There's this doctor who tell me that, well, I learned meditation from internet. A Firenze ho incontrato questo medico che mi ha detto che lui aveva imparato a meditare grazie ad internet. And look at him and started smiling. Io ho guardato e ho iniziato a sorridere. Then he became a bit nervous. Finché non è diventato un po' nervosetto. So, this is the first time I meet with a meditation master. Perché poi mi ha detto, questa è la prima volta che incontro un insegnante di meditazione. Anyway, it's a long story. Ecco, una storia lunga. Well, of course you learn from books or you can learn from somebody. But it also depends who the person is, no? Comunque, si può imparare qualcosa dai libri, puoi anche imparare da qualcuno e dipende in questo caso chi è quel qualcuno. Fortunately for me, I started with the right persons. Fortunatamente per me, ho iniziato con la persona giusta. During my time, it was not so complicated. E durante quel tempo non era così difficile. Nowadays it's getting more complicated. Mentre oggigiorno sta diventando molto complicato. Because there are so many methods and everybody is saying mine is the best method, that method is wrong. And so what do? You have to go back to the Kalama Sutta. Perché oggi ci sono tantissimi metodi e tutti gli esponenti di questi metodi dicono che è proprio il migliore, che gli altri sono sbagliati, quindi cosa possiamo fare? Torniamo al Kalama Sutta. So, it's not just Kalama Sutta, it's also Kama Sutta. It's not your Kama. Bad Kama, then you have to go on a roundabout way.
non c'è solo il Kama Sutta, ma attenzione perché c'è anche il Kama Sutta, e quindi questo ci fa tornare a dei cicli più. Quindi sì, dipende dal Kama, sai, è un cattivo Kama. Dipende quindi dal Kama, se no devi fare dei giri più lunghi nel gioco. La circonvallazione esterna. So the first thing is getting your basics right. Quindi la cosa più importante è cercare di ottenere delle basi corrette. You take the step in the right direction. E fare i primi passi nella giusta direzione. Like the Dhammapada's words. Anyahi labba panisa anyahi nibbana gama. This is the way to worldly gains. That is the way to nibbana. Il Dhammapada dice, per esempio, questa è la via per le cose mondane, questa è la via per il nibbana. So when you know it, which one do you take? Sapendo questo, quale due vie, delle due vie scegliete? Ok, now the second part. Adesso viene la seconda fase. The second part is you have got the basics, ok, va bene. You know how to start your car, va bene. Press the starter, press the engine, ding right, left, right, left, 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 gira, 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 pom! Nella seconda fase abbiamo acquisito le basi, sappiamo come muovere il volante e accendere la macchina. So, once you get the basics, then it's a matter of continuity. E a questo punto la faccenda principale è la continuità. And so when you want to drive in Milano, there's the mappa, carta, navigatore. So it's all that clearly before you in the map. Quindi dobbiamo guidare a Milano e abbiamo una mappa, però abbiamo un navigatore, quindi è tutto lì. Prima che ci muoviamo possiamo vedere sulla mappa. But there's a concept. Che comunque è un concetto. And not all concepts are correct. E ricordiamoci che non tutti i concetti sono corretti. Some are correct but not clear. Alcuni sono corretti ma non sono chiari. For example, they don't tell you which is one-way street, which are two-way street. Per esempio non ci dice bene se c'è un senso, se quella via ha un senso unico oppure no. And so many other rules and laws you don't know, which are not found on a map. Poi alcune strade proprio non le trova, dice guarda questa strada non è stata trovata. And so when you go in real life, so many things that can mislead you. Così nella vita reale, quando vai in giro, molte cose possono portarti fuori strada. So you've got to learn through experience how it is. E quindi bisogna imparare dall'esperienza queste cose. This is driving to Milano, which I suppose I'll never learn how to drive through Milano. E questo parlando di guidare a Milano, io penso che non lo imparerò mai. It's okay, I have a lot of people who will drive through Milano, such as taxi drivers. Che va bene, comunque ci sono molte persone che lo sanno fare, per esempio i tassisti. But in meditation there are no taxi drivers. Purtroppo in meditazione non ci sono tassisti. So, meditation is another thing altogether. It is also like a road. You can learn from the books and they're all maps. Quindi la meditazione è un'altra cosa. È vero che c'è una sorta di mappa, nel senso che possiamo imparare qualcosa dai libri. Because in meditation, like in
life, no, you meet with a lot of things. Però la meditazione, come nella vita, poi noi incontriamo molte cose. For example, if you go to India and you ask people the way, 9 out of 10 times they give you the wrong way. Per esempio, se andiamo in India e chiediamo a qualcuno una strada, 9 volte su 10 ti dicono quella sbagliata. Because they just point somewhere back. The main idea is to get rid of you. Perché indicano un punto a caso, giusto per risponderti e liberarsi di te. I remember last time I was with Lucia. When we lost the way, she would go and stop somewhere and start asking directions. Mi ricordo che una volta ero con Lucia e quando non sapevamo la strada, lei fermava le persone e gli chiedeva indicazioni. And all these old ladies, they start chit-chatting. E quindi iniziava poi a chiacchierare con tutte queste persone. So one day we were talking to a lady and we went into a shop. Quindi una volta si stava parlando con una signora e siamo entrati in un negozio. After going somewhere we went to a shop. Dopo essere andati da qualche parte siamo andati in un negozio. And we saw the lady there. E abbiamo rivisto questa persona. It seems that she has followed us up to the shop. E ci è sembrato che ci avesse seguito fino al negozio. You know why? Because while talking to us, she left the handbag on the top of the car. E in effetti ci aveva seguito perché quando stava parlando con noi aveva lasciato la sua borsetta sopra il cofano della nostra macchina. So we drove with the handbag on the back, but somewhere along the way it fell off. Solo che durante il viaggio questa borsa è caduta giù da qualche parte. Fortunately, she said there's nothing important there. Per fortuna non aveva niente di così importante dentro. So these things you don't expect. Quindi succedono cose che non ci si aspetta. In this case it's quite harmless. In questo caso si tratta di qualcosa di innocuo. It could be more dangerous if you meet with somebody which just wants to rob you. È sicuramente più pericoloso incontrare qualcuno che vuole derubarvi. So similarly in meditation we encounter many types of objects. Nello stesso modo in meditazione noi incontriamo molti tipi diversi di oggetti. We are taught of four ways. The body, kayanupassana, vedananupassana, feelings, consciousness, cittanupassana and dhammanupassana. Abbiamo queste quattro vie, abbiamo l'osservazione del corpo, delle sensazioni della coscienza e dei dhamma. This is very clear, but then along the way you have so many different types of objects, especially mind objects, which you will have to learn to handle. Detta così sembra piuttosto semplice, ma poi durante la pratica incontriamo molti oggetti che bisogna imparare effettivamente a maneggiare, soprattutto quando sono oggetti mentali. So you come to the basic things. How do you manage it? First you must have mindfulness and clear comprehension. E quindi come si fa? Si torna alle basi, bisogna avere consapevolezza e chiara comprensione. So is this the real way? The real way? So you must be mindful of what's happening and have clear comprehension, and then sometimes you have to try it out a few times before you know. Quindi siamo lì, ci diciamo allora, ma è questa la strada giusta? Quindi serve la consapevolezza e la chiara comprensione per guardarsi intorno, capire se è giusto. E all'inizio dovremmo provare, fare vari tentativi prima di capirlo. Secondly is of course the balancing of the faculties. In secondo luogo c'è il bilanciamento delle facoltà. The first is regarding the object. Balancing the faculties referring to the state of mindfulness. Il primo riguarda l'oggetto, un bilanciare la facoltà a riguardo della consapevolezza.
which means that you have to learn with mindfulness and clear comprehension with regards to the nature of your consciousness. Vuol dire che bisogna imparare a bilanciare la consapevolezza e la chiara comprensione a riguardo della natura della coscienza. So if these two are in order, the driver and the navigator. Quindi queste due, il guidatore e il navigatore, devono andare di comune accordo. Then it goes on. E poi si inizia ad andare. So you can continue as you are well equipped for that long and winding road ahead. In questo modo, innanzitutto, si è ben equipaggiati per questa lunga strada. Tortuosa. E tortuosa, lunga e tortuosa strada. And uphill. Che va in salita. Sale, 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 sale. Sempre sale. Up to Mount Illusion. Su, sale su per il Monte Illusione. In this phase, something important to consider. In questa fase c'è qualcosa di importante da considerare. Time. Il tempo. You must have time on your side. Bisogna avere il tempo dalla propria parte. Yeah. Il tempo è il tuo, Alberto? Il tempo è dalla tua parte, Alberto? Certo, è il tuo. Certo. Everybody in the beginning of the day is given 24 hours. A tutti noi all'inizio del giorno ci vengono date 24 ore. Il coronavirus non è sicuro. Se avete il coronavirus, questo non è sicuro. Especially you got white hair, yes. Specialmente per noi che abbiamo i capelli bianchi. She is better chance. Lei ha delle chance migliori. Alberto in confine. Alberto è ancora lì, su confine. But he's so strong, no? So he has good chance. Ma è un uomo molto forte, quindi ha delle buone chance. So how do you get time on your side? Quindi come si fa ad avere tempo? Spend more time meditating, la! Usate più tempo per meditare. Lavoro, lavoro, lavoro. Quando fine? Ok. Many works. Too much work. Too much work. Much work. Too many works is it? Too many works, there means many types of works. Huh? Too much work. Work cannot be quantified. Okay, now the third part. E ora arriviamo alla terza parte, la terza fase. The third part I would call research and crossing. La terza fase è quella della ricerca dell'attraversamento. It's just like one has gone up to a peak. È come se si arrivasse in cima a questa cima. Or you've come to a crossing. Oppure quando si arriva a un guado da attraversare. Beyond this is no man's land. E oltre a questo c'è la terra di nessuno. Is it? Italian, you call it? That means the road seldom traveled. Che è la strada meno battuta. But may make all the difference. Ma quella che fa tutta la differenza. You know the poetry, The Road Seldom Traveled, by Robert Frost? Yes. It's a very famous poem. È una poesia molto famosa di Robert Frost. Yeah. It made a big difference to him
probably in a good way, but it can also be a great disaster. Può aver fatto una differenza buona per lui, ma avrebbe potuto essere anche un disastro. So very often you have a nice, beautiful walk, no? Yeah. Spesso si sta facendo una camminata molto bella. Una bella passeggiata. Tra montagna, una montagna, un'altra montagna. Mountains over mountains, hills over hills. Then come the point, aha, there's a ravine there. E poi si arriva a un punto dove c'è questa slavina, un burrone. And to the other side, there's a very thin bridge. E che arriva dall'altra parte c'è questo ponte molto sottile. And it's swing. Che traballa e sventola al vento. Ah. And it's rickety. It's made of planks that are half broken. Ed è fatta di tavole di legno rotte. In Asia sometimes they make bridges out of bamboo. In Asia spesso i ponti principali sono fatti di bambù. And they're not properly fixed. E non sono molto fissati. So when you walk, the bamboo will roll. Brum, 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 brum. Sono tutti questi bambù che rotolano mentre voi ci camminate sopra. No, it rolls, no, the bamboo is round. So it rolls. And then down there, giù. Quindi sei lì che rotoli sui tuoi bambù e tanto guardi giù, che è molto alto. And so, you're going to cross it, Alberto? Lo attraverseresti un ponte così, Alberto? Yeah? You're going to cross it, Sandra? Sure. Sandra lo attraverserebbe senza esitare. Yeah? This says, there's a saying, the faint-hearted wins not the hand of the lady. C'è un modo di dire che dice il cuore debole non conquisterà mai la mano. Il cuore debole non conquista la mano della fanciulla. Sì. But in Vipassana, it's even more dangerous. Ma nella Vipassana questi ponti sono ancora più pericolosi. You have to not, a little bit of courage is not enough. You must have great courage. Non serve avere solo un po' di coraggio, bisogna avere proprio un coraggio da leoni. Just like in Malaysians, in such cases, they say, die, die, never mind, die. In questi casi in Malesia si dice, vabbè, muori, muori, non è più, cioè, fai quello che devi o muori. Then, zoom. E ti butti, ti lanci. I remember once when I was working in an estate. Una volta stavo lavorando in questa tenuta. And in the estate there was this big ditches. No ditch, big. Like drain, c'erano like dei grandi fossi. Mm. Very wide, you know? Very wide, because they use it for drainage. Perché venivano usati per lo scolo delle acque. And then you have to cross this ditch. It's more than a ditch, you know, it's a big... Sono dei fossati, deve attraversare. You have these cement things. Per attraversare questi fossati c'era questa lunga asse di cemento. More like this, this. Larga 10 centimetri. Is it 10 centimetri? More or less. Oh, 10 or less. Anche meno. And it is not level, it's a bit. Ma non era nemmeno dritta questa asse, era anche un po' inclinata.
And we don't just walk through, we have to use a motorcycle and go through. E non è che ci dovevi camminare, ma si andava in giro con dei motorini, quindi bisognava passarci su col motorino. Every time I pass that lap, ah, go, zoo! Ogni volta che ci passavo, poi ci si vedeva, ci si lanciava su quest'asse. And one day I had a pinion rider. Pinion rider, somebody sitting at the back. E un'altra volta avevo un'altra persona che sedeva dietro. Su. Quindi ridevamo allegramente, siamo caduti di sotto. Fortunately it wasn't dangerous because it's boggy. It's wet and muddy, it's just... Per fortuna c'era un sacco di melma e quindi ha attutito la caduta. So, for crossing... There must not be any fear. Quindi per attraversare non bisogna avere nessun tipo di paura. No risk, no gain. Nessun rischio, nessun guadagno. So, here in meditation usually you won't die. Comunque diciamo che solitamente in meditazione non si muore. You just go mad. Al massimo diventate pazzi. Ma no, you follow the normal basic rules of mindfulness and clear comprehension, you won't go mad. You just be shaken. Ma se seguite le istruzioni base per una giusta consapevolezza e con chiara comprensione, allora non diventate matti, al massimo potete essere un po' scossi. But of course, you know, if you're not so experienced, you get a good teacher. Comunque, se non avete esperienza, è importante avere un buon insegnante. I remember once one of people who went to do some samatha meditation. He said he nearly went mad. Ho incontrato una persona che è andata a fare meditazione vipassana ed è samatha ed è andato molto vicino a diventare matto. They asked their teacher from the States, and the teacher told them he is enlightened. E ha chiesto poi a questo insegnante gli ha detto che lui si era illuminato. No, I'm not enlightened. Wrong concentration. Ha detto no, io non sono illuminato, era semplicemente una concentrazione errata. So fortunately he had enough sense to come back and correct himself. Per fortuna lui aveva un buon senso abbastanza per riuscire a tornare sui suoi passi indietro e a autocorreggersi. You know, in practice, when you go into new grounds, new territory, you have to learn new things. Perché quando si entra in un territorio nuovo bisogna imparare delle cose nuove. The more greater the change and newer the territory you come across, it becomes a bigger crossing, and so you have to be more skillful in opening your mind. Perché più grande è il cambiamento, più grande il territorio in cui ci stiamo avventurando, e più bisogna essere abili nel capire dove si sta andando. This is what insight is about. To be able to go beyond. Bisogna essere in grado di aprire la propria mente alle esperienze nuove ed è questo di cui tratta l'insight, perché l'insight significa andare oltre. In the smaller insights, then of course, you may not need so much, but for greater insights, you need more openness and courage. Per delle insight minori non serve questa cosa più di tanto, ma per avere degli insight elevati serve una grande apertura mentale e anche del coraggio. So it's the same thing, we come back to mindfulness and clear comprehension. E questa è la stessa cosa, quindi quando torniamo alla consapevolezza e alla chiara comprensione. You meditate, boom, you go into the strange state and come up. What is that? Quindi stiamo meditando e a un certo punto viene fuori questa cosa, una cosa strana, e ci chiediamo, ok, questo che cos'è?
What is that? Are you mindful? Allora, intanto sei consapevole? Yeah, mindful. Maybe it's not good enough. You are mindful. Sei forse consapevole, non è abbastanza. Devi essere consapevole. Okay, I'm mindful. What is that? Ok, ora sei consapevole. Che cos'è questo? No, nah, try again. No clear comprehension. Se non lo si capisce, non c'è ancora abbastanza chiara comprensione. See? You must try and try and it will become clearer to you. Bisogna continuare a provare finché non diventa sempre più chiaro. This is Burmese wisdom. Questo è il tipo di saggezza birmana. Upandita. Di Upandita. You ask him, Pante, what is this? Keep watching and it will be clearer to you. Se gli si chiedeva, Bante, che cos'è questa cosa che sta succedendo, lui rispondeva, tu continua a osservare e vedrai che diventerà più chiaro. And so one thing is important is that you must be able to put everything aside and behind you if you want to go further and further. Quindi una cosa importante che dobbiamo essere in grado di lasciare tutto dietro di noi se vogliamo andare sempre più avanti. But you have the mindfulness and clear comprehension. Ma dobbiamo invece portare con noi sempre la consapevolezza e la chiara comprensione. And in this case, when you're more advanced, the clear comprehension is insight. E negli stadi più avanzati la chiara comprensione diventa l'insight. Insight of things as they really are, without any expectation. Che è l'insight delle cose così come sono veramente, senza alcun tipo di aspettativa. So this part involves research and letting go. Questa parte include quindi la ricerca e il lasciare andare. You will come to a point where it all depends on yourself alone. E poi si arriva a un punto in cui tutto dipende solo da se stessi. Books you read, everything you read. Yes, it's all there, but experiences is that which makes the difference. I libri che legge, tutto il resto sono, cioè può esserci scritto tutto lì, ma quello che conta veramente è, a un certo punto è soltanto la tua esperienza. The final thing is the total eradication of all defilements, evil roots, craving, anger, delusion. E la cosa finale è lo sradicamento totale delle tre radici malsane, cioè la brama, la rabbia e l'illusione. As long as there's still a little bit of this craving, anger, delusion, the mind is not yet completely free. Finché rimane anche solo una traccia di questa brama, rabbia, illusione, vuol dire che la mente non è ancora completamente libera. And so the master then is the consciousness itself. E a questo punto il maestro diventa la coscienza stessa. The evil master becomes your savior. Mentre il maestro malvagio diventa il tuo salvatore. Diventa anche il tuo salvatore. Quello che era. Quello che era il tuo maestro malvagio. Il maestro malvagio diventa alla fine il tuo maestro saggio che salva. And of course the last part is by then you may be old. Nell'ultima parte è molto probabile che tu sia ormai molto anziano. So please look after your health. Quindi a questo punto cercate di salvaguardare la vostra salute. Even that needs mindfulness and clear comprehension. Perché anche per quello serve consapevolezza e chiara comprensione. But it's more than that. This clear comprehension, mindfulness, clear comprehension
will be the your pair of wings in your flight to freedom and your joy beyond worlds. Ma più di questo possiamo dire che la consapevolezza e la chiara comprensione saranno come il nostro paio di ali con cui voleremo verso la salvezza e la gioiosa liberazione. Sì? Ok, va bene. Vieni qua.